Passiamo alla forestale, cominciamo dalla seconda frazione. Antonella, ci hai creduto fino alla fine in un possibile rientro? Alla fine sì, ci ho creduto, quando ho iniziato a riprendere la salita. Quando invece siamo partite nel piano, veramente lei aveva 4 marce in più e forse essendo anche la prima gara non ero assolutamente abituata ai ritmi. Poi sono un po' entrata in gara e ci ho creduto, però non è bastato, sono andate molto forte e quindi onore al merito. Dispiace per la forestale perché sarebbe stato bello regalarle un altro titolo, però noi ce l'abbiamo messa tutta e quindi va bene così. Maria Grazia ha fatto una bella gara, io avrei dovuto andare qualcosina in più, però è andata così. Sì, oggi è una sfida anche tra le atlete della corsa in montagna con atlete invece più abituate alla corsa su strada, dunque anche sfida di settori oggi qui ad Arco di Trento. Sì, tutto sommato ci siamo difese bene, veramente ho visto che i ritmi in piano sono qualcos'altro, però ho sentito che lei sta andando molto forte anche sulla mezza e quindi non c'è stato niente da fare. Questa è una gara in salita anche un po' anomala, è molto, diciamo, molto corta, molto nervosa, con tanta strada, quindi magari se vengono a Domodossola vediamo come va. Hai finito alla grandissima la stagione Dolce de Fondo con un piazzamento importante nella 30 km, qual è il tuo futuro fondo, corsa in montagna? Ma quest'anno sono stata molto contenta di come è andata la 30 km e di come ho fatto il mondiale. È stata una stagione un po' travagliata nello sci e quindi ho deciso che un altro anno passerò la Ski Marathon Cup nelle gare più lunghe, però quest'estate, se tutto va bene, se riesco, voglio tentare ancora quella corsa perché mi piace. Grazie Antonella, ti aspettiamo a Domodossola. Grazie. Maria. Allora, dalla seconda torniamo alla prima frazione, una frazione in cui Maria hai tirato fuori al solito il grande cuore per anche sanare una prima parte di gara difficile, indubbiamente se lo si può dire. Sì, è difficile, specialmente con una partenza così veloce. In prima frazione c'erano tutte le più veloci, anche nella seconda ce n'era di gente molto forte, però la prima, il lancio è sempre più violento, poi nel prendere la scalinata sono andata leggermente in crisi e poi dopo, verso la metà gara, ho cominciato un attimo a rifiatare e a recuperare qualcosina, ho cercato di fare il più che potevo, anche perché sapevo che poi Antonella l'avrebbe trovata dura anche con le stradine, con Valeria e con le altre sarebbe stata dura e ho cercato di fare il possibile, l'impossibile, non è bastato, però comunque complimenti Antonella, complimenti soprattutto a chi ha vinto. Come diceva lei, è una gara un po' particolare, una gara un po' diversa, però va bene anche così, ci può stare anche questa gara, perché se vogliamo i numeri, se vogliamo la gente, se vogliamo che la corsa in montagna prenda visibilità, c'è bisogno anche di queste cose. Un titolo italiano su una gara così è una cosa un po' delicata, però va bene così, va bene. Adesso ci aspettiamo magari che ci sia questo incremento anche nelle prossime gare, le gare di campionato italiano, Domodossola, le prossime. Speriamo di aver aperto questa strada e che tante persone in più, donne e uomini, la possano percorrere. Sì, con la capitana azzurra è proprio anche il caso, dunque, di allargare il discorso e di pensare alla stagione che verrà a partire da Domodossola, con gare magari con percorsi più canonici legati alla tradizione della corsa in montagna, quindi c'è da vedere, anche da sperare da un certo punto di vista, che nuove atlete arrivino là davanti. Assolutamente, io penso che questa gara possa servire proprio a quello, a far conoscere il nostro ambiente, a far conoscere le nostre gare, a far conoscere anche la gente che le frequenta e che le organizza e che le fa, perché è un bel ambiente, io mi ci sono sempre trovata bene in tutti questi anni, quindi spero che anche altri possano provare l'esperienza che abbiamo provato noi. Se c'è una cosa che è certa è che Maria Grazia Roberti venderà cara la pellaccia anche a Domodossola. Sicuramente sì. Grazie, ciao, in bocca al lupo a tutti. Grazie.